a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di FIFA 20. Siamo qui con il nostro Chievo Verona per giocarci le partite contro il Napoli in campionato. Poi ci sarà una pausa per diciamo le vacanze di Natale. Poi comincerà il calciomercato, Esposito se ne andrà via e proprio il 1° gennaio, domenica, giocheremo contro la Juventus. Giocheremo contro il Bologna con la squadra turnover. E in questi giorni scopriremo la nostra avversaria in Coppa Italia. Giochiamo anche con la Fiorentina. Ragazzi, io ho un dubbio perché io vorrei prendermi Chiesa per la squadra turnover, perché abbiamo una buonissima squadra turnover, se guardate bene. Però c'è quel Pucciarelli 70 lì che veramente non mi convince. E poi Abba, vabbè, è un caso a parte. Però Mickey Junior mi ha detto: prenditi a un giocatore per la squadra titolare al posto di Messi, perché appunto Messi decresce. E io non so cosa fare, perché mi servono dei giocatori per la squadra di riserva. Però voi mi dite di comprare un giocatore e sostituire Leo Messi. Vabbè, intanto giochiamoci la partita contro il Napoli e poi vediamo, dai. Ragazzi, però, vediamo con quale squadra siamo stati scelti per giocarci gli ottavi di Champions League con il Chievo Verona, appunto. Vediamo con quale squadra. Vediamo Chievo Verona. Lipsia! Bello, ci è capitata veramente una delle forse non più scarse, però non delle pretendenti al titolo, certamente. Quindi buonissimo. Giochiamo contro il Napoli. La rosa c'è, guardate, Aouar è cresciuto a 89. E la rosa sicuramente è superiore la nostra alla loro. Però è il Napoli, ragazzi, poi ci sta dietro veramente di pochi punti, di 4 punti, quindi giochiamocela e basta. Ecco, ho visto il tiro da lì di Ansu. Fatti la botta! Per poco. Eccolo, l'ho visto. Il passaggio di Werner per Tonali che si mangia il gol. Il cross di Aouar per Timo Werner. Perché così proprio sul portiere? Che cosa? Guardate la faccia di Della Vega quanto è brutto qua. Ragazzi, orribile Della Vega qui. Eccolo, Aouar, il tiro di Aouar. Ma è possibile che Meret fa certe paratone? Segnato in mezzo per Timo Werner e tira. Ma oh! Aouar, che ha fatto qui Aouar? In mezzo per Timo Werner. E finalmente troviamo il gol contro il Napoli. E ci voleva 1-0. Attenti, c'è Gerard Moreno, si allunga il pallone. Meno male che è sempre uscito bene. Meno male, grandissimo. Finisce la partita, vinciamo 1-0 in casa del Napoli al San Paolo. Vai ragazzi, dai. Abbiamo il rischio di perdere 4 giocatori. Abbiamo il rischio di perdere Michele Nardi, che non ci interessa. Manuel Pucciarelli, ci interessa. Bastoni, assolutamente. E Lionel Messi. Appena ci arrivano i soldi di Esposito, prima rinnovo tutti i contratti. E poi compriamo a chi dobbiamo comprare nel prossimo episodio, Ragazzi, la Juventus ha pareggiato. Siamo a 3 punti di differenza. È il 1° gennaio. Abbiamo proprio lo scontro diretto contro la Juventus. La partita è importantissima. L'ultimo giorno di Esposito a Chievo. E ci saluta così Sebastiano Esposito. 43 milioni di budget, che sono molto utili. Romano è in scadenza. Potremmo anche non rinnovarlo, perché alla fine non ce lo possono portare via. Vabbè, ci pensiamo quando avremo i soldi. Questo qui, Michael Michele Nardi, io lo delego il rinnovo, vediamo che cosa ci dice. Ah, vabbè, un anno sporadico, ma ci sta, dai. Abbiamo anche Bastoni che può essere preso a parametro zero, quindi io lo vado a rinnovare. Bastoni rinnovato e Messi. Perché venderlo? Ho lasciato il sondaggio. Boh, accetta. E abbiamo anche abbassato lo stipendio a Messi da 350.000 a 280.000. Ragazzi, è arrivato il momento. Giochiamo contro il Piemonte Calcio e non deludiamo nessuno, perché si trova a 3 punti da noi e potremmo diventare i primi per gli scontri diretti.
La formazione che scende in campo quest'oggi contro il Piemonte Calcio è sempre 84 in porta, 84 Rugani, Bastoni, un po' di difesa con Ansu Fati, 84 anche lui, Tonali 85, Awar Vigneto della Vega, Leo Messi a centrocampo con Timo Werner in attacco. Giochiamo questa mega super partita. Leo Messi, e vabbè, De Ligt, ragazzi, il cross fa tutto da solo, Gabriel Jesus della Vega che ha fatto qui indietro. C'è War, no, c'è Tonali, vabbè. Comunque il tiro è fuori. Eccolo, Bendancur in mezzo per Dybala. C'è il gol della Juventus 1-0 per la formazione torinese. Sponda bianconera. Vabbè. Se lo sono meritati sto gol, ragazzi. Cioè, se lo sono guadagnati, dai. Bendancur. Ui, e perché? Madò! Meno male che c'è sempre. Ma si sono scansati. Cioè, si sono scansati, ragazzi. Dybala, Odò, Dybaligno, Madò, ma che ha fatto Dybala? No, vabbè, bellissimo. Che finta ha fatto, stupenda. Vabbè, sono forti, ragazzi. Corri, Timo, il tiro di Timo, ma dai, Timo, non puoi sbagliare sti gol. Dai. Dai, e fatti vedere. Oh, segna, dai. Ma nemmeno così. No, vabbè. Meno male, Semperino. Dai, finisce la partita. Perdiamo 2-0 contro questi scarpati di casa. Che, cioè, come si fa a giocare con Paco Alcacer? Chi abbiamo beccato agli... Ah, vabbè, l'Udinese, ragazzi. Mi ha beccato l'Udinese, quindi... Vabbè, contro il Bologna me la simulo. Formazione titolare. Dai, Bologna-Chievo è finita. Vinciamo 1-0 con gol di Messi. Che segna solo se simuliamo oggi, eh. Ragazzi, simuliamo contro l'Udinese. La formazione è quella di riserva. Vediamo come va. Udinese, Chievo, Verona. È finita, vinciamo 2-1. 2-1 con gol, con doppietta di Pucciarelli. Grandissimo Manuel. Simuliamo anche contro la Fiorentina. La formazione è quella titolare, non vi preoccupate, abbiamo le altre due partite da giocare contro Roma e Torino. Il calciomercato finirà nel prossimo episodio, quindi vi ricordo, se avete dei suggerimenti di giocatori da acquistare al posto di qualcuno, per esempio al posto di Messi, ditemelo. Messi lo vorrei tenere, però siete voi. Eccolo qui, c'è Chiesa alla Fiorentina. Vediamo, Fiorentina Chievo è finita. E vinciamo 2-2 con gol di Leo Messi e Dadie. Boh, ragazzi, il calciomercato lo concludiamo nel prossimo episodio perché ora giochiamo contro il Toro. Giochiamo i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. E poi si vedrà. Me lo direte voi. Ragazzi, la formazione per la partita contro il Torino è la stessa, però c'è Salcedo al posto di Ampadu. Olaina, ehi, vabbè. Sempre lui, para! Grandissimo. Eccolo, Awar in mezzo per Bastoni, Tonali, tiro di Tonali, c'è il gol del Chievo Verona, finalmente torniamo a segnare. C'è il gol di Tonali. Il cross per Ansu Fati, che si è mangiato qui Ansu Fati, ragazzi. Eccolo, Awar, no, non è possibile. Tonali da lì, il tiro di Tonali l'ho vista dentro, peccato. Ansu Fati. Il tiro da lì di Ansu Fati, Didiglion. Leo Messi col fuorigioco. La botta di Sandro Tonali. E che palline, dai. Eccolo. No. Il passaggio, no. Veniamo sbucati. Però Tabata sbaglia clamorosamente. Ansu, il cross in mezzo per Leo Messi, ragazzi. Ui, no, era bellissimo. Awar. Qui c'è Tabata. Tabata, il tiro. Magichino sempre, magicone sempre. Messi, l'hai visto lì? Grandissimo. No! Vinciamo a Torino! Vinciamo contro il Torino 1-0. Offerta dal Tottenham per Vignato. Adò, quanti soldi? Per Vignato? 74 milioni. Quanto vale Vignato, ragazzi? Offro 92, dai, 92 milioni per Vignato. No, niente Vignato, 106 milioni.
giochiamo contro la Roma e poi ci salutiamo perché è l'ultima partita. Dobbiamo arrivare in semifinale di Coppa Italia e lo faremo dopo questa partita sicuramente, perché ci vogliamo arrivare in semifinale e semmai anche in finale per vincerla. La formazione resta la stessa, ragazzi, sempre in porta Rugani, Bastoni, Ampadu in difesa, Ansu Fati, Tonali, Aouar, Mignatto, La Vega, Leo Messi a centrocampo, Timo Werner in attacco. La Vega, Aouar, il tiro di Aouar, Paolo Lopez salva la Roma. Leo Messi, il tiro da lì, perché l'ho fatto al giro e me l'ha fatto di esterno. Cioè Dar, sempre attenti, Aouar, qui Leo Messi, Paolo Lopez salva tutto. Carrasco, il cross, sempre, perché c'è, cioè, c'ha queste uscite che non le fa, è assurdo. Pedro in mezzo, La Vega, il tiro di Della Vega, e vabbè, proprio su Paolo Lopez, guarda. Finisce la partita, si va ai tempi supplementari. Eccolo qui, Portu, in mezzo Zaniolo, il gol. No, Semper, grandissimo. Istante. Uè, fallo di Aouar, mi sa, no, di Saka, appena entrato e c'è la punizione della Roma. Io mi metto lì, ragazzi. Oh, che spavento. Attenti, esci Semper, esci, bravissimo Semper. No! Ragazzi, che culo! Madonna, ragazzi, c'è, cioè, io ancora che non ci credo. Messi. Il primo giro di Leo Messi, il gol del Chievo Verona sulla ripartenza dopo la traversa a porta vuota di Zaniolo. C'è un gol strabiliante della magica Pulce, che forse ha fatto bene a segnare, perché in tutto l'episodio forse i tagli non fanno vedere tutte le partite intere, però ha giocato veramente male e meno male che ha segnato. Grandissimo, che golacchione, Leo Messi se ne va. Leo Messi, il tiro di Leo Messi su Paolo Lopez. Finisce la partita, siamo in semifinale di Coppa Italia. Madonna mia, ragazzi, che partitaccia, cioè che partitaccia nel senso tosta, difficile. Ragazzi, Saka vuole essere ceduto, questo significa che probabilmente ci arriveranno molte offerte da molte squadre e ci arriveranno soldi. Mi dispiace per Saka che se ne andrà, però sicuramente, cioè, perché in queste situazioni o li vendi o la società te li caccia via. È impossibile che, vabbè, io non lo vorrei vendere, però se ci arrivassero i soldi di Saka, cioè tipo 50 milioni, anche di più, 70, potremmo fare un bel colpo a centrocampo, un tizio al posto di Messi oppure uno al posto di Pucciarelli con la formazione turnover tipo Chiesa o Zaniolo. Ma poi ci dovremmo andare a prendere un esterno sinistro per sostituire appunto a Saka. Però ragazzi, ci pensiamo nel prossimo episodio. L'episodio finisce qui, suggeritemi cosa fare, datemi dei consigli, perché sto veramente proprio, non so cosa fare. Vabbè, dai ragazzi, vi saluto.